Impegno e quindi non ha potuto fermarsi perché era ovviamente impegnato e mi ha pregato di portare il saluto di tutto il direttivo e il suo personale a tutti voi che avete partecipato a questo derby. Derby che, come ben sapete, era stato programmato in altra località, in altra data, ma purtroppo quest'anno la stagione è stata quella che è stata, la Tollara non è stata disponibile perché i terreni praticamente totalmente allagati, quindi impraticabili per il derby. In una settimana siamo riusciti a spostarlo qui a Viterbo, a Bagnoregio, a Carbonara, di questa azienda che l'ENCI da qualche tempo sta attenzionando, anzi sta contribuendo a farla crescere sotto tutti i profili. E credo che il passo che è stato fatto ci ha in qualche modo ripagato, perché organizzare una manifestazione come il derby in una settimana non è cosa semplice. E tutto questo perché qui ci sono delle persone, e mi riferisco a chi gestisce l'azienda e in particolare a Maurizio Labella e al figlio Emilio, che ci sono messi a disposizione a 360 gradi e hanno, diciamo, dato vita a questa manifestazione. Quindi il vero grande applauso va fatto a loro, che questa prova. Credo che dal punto di vista tecnico sia filato tutto abbastanza bene, poi sentiremo anche la parte, diciamo, degli amici e colleghi che hanno espletato il giudizio sui terreni, quello che diranno e le sensazioni che hanno avuto. Da parte mia io vi dico grazie. Se abbiamo sbagliato qualcosa l'abbiamo fatto sicuramente in buona fede, ma credo che di errori sinceramente pochi ne abbiamo fatti, e di questo dobbiamo esserne orgogliosi un po' tutti, perché queste manifestazioni e soprattutto in così breve tempo non è facile da realizzare. Un altro grazie da parte mia e anche del Presidente a tutte le società specializzate,
i presidenti che come sempre sono stati qui presenti. Ieri abbiamo fatto come di sempre la riunione del comitato, diciamo, dei continentali, abbiamo stabilito diverse cose che poi verranno divulgate a tutti i soci. Spero che questa edizione sia piaciuta e soprattutto faccio un grandissimo personale in bocca al lupo a Mirio e a tutte le persone che collaborano con lui, perché dobbiamo far crescere ancora di più questa zona, perché è in una posizione centrale dove tutti possono praticamente arrivare con un tempo, diciamo, ragionevole, e soprattutto perché la zona ne vale la pena e soprattutto anche i selvatici che la popolano ne valgono la pena. Sì, io volevo dire, bravo, bravo. Un cane in classifica col primo eccellente Vega del Convento di Renzi Roberto, bravo italiano. Nel turno, ha fatto il punto nel turno, è partito deciso, qualche tempo di galoppo come si concedono ai giovani, con bei momenti di trotto quando aveva da risolvere problemi olfattivi. Ha realizzato un buon punto risolto correttissimamente, rilanciato, ha mantenuto quello che aveva fatto, anzi ha migliorato un po'. Nel turno in coppia avremmo gradito qualche momento di trotto, però il trotto ci ha fatto vedere nel momento del turno, quindi l'eccellente gli va di diritto. Grazie. Abbiamo portato 5 cani a richiamo. Alili che Siena Croce, Ciccio di Berna, Ciccio di Busca, Astro di Angelini, Uma di Busca e Revolo di Vialetto. Poi 5 soggetti abbiamo trovato 4 coppie di stanne. Un soggetto non è partito come il giorno prima e non è finito il turno, qualcuno ha sbagliato, ma Revolo di Vialetto ha fatto 1, 2, 3 richiami, tutti con la voglia di cercare le starne, di trovare le starne, e battendo i punti giusti e con le misure giuste. Abbiamo provato di tutto, però alla fine siamo rimasti senza niente in tasca. Complimenti a Vialetto, al preparatore e all'allevatore. Con questo passo la parola alle altre batterie. Grazie ancora. Prima batteria. Quindi noi abbiamo portato 7 cani a richiamo e li menzioniamo perché meritano, perché hanno meritato di andare a richiamo, poi non hanno avuto fortuna, chi non si è espresso molto bene, chi non ha avuto la fortuna. C'è Ender il progetto condotto da Del Valle, De Baldinensi Sfigo condotto e allevato da Sbardi Cristian, la Rivai Daniel Breton con il tutore Musso Maurizio, Bellatrice delle Cagnacce Maledette, ma dando queste Cagnacce Maledette, bravo. Cagnacce di Nemi, mi dispiace Maledette, da Di Valdorini, che ha fatto veramente un quasi bel richiamo, però il potenziale c'è tutto, Valdorini. La Gilde di Monte Barbaro condotta da Scalpinati nel Daniel Breton, il Rambo di Musso, che è un cane, questo mio, due parole dico, Giovanni è un cane di grande qualità stilisticamente parlando, ci ha dimostrato di saper andare e trattare le emanazioni come razza dice, il galoppo, il portamento, una dorsale perfetta, una battuta compostissima, ieri ha fatto una grandissima prestazione, oggi il primo richiamo abbiamo ritenuto la sufficienza per portarlo ad un secondo per farlo incontrare, poi non c'è stato strada perché il cane era oramai distratto, ma guardando dov'è Maurizio? Era distratto, no, no. A guardare Maurizio del Maurizio ha messo male, no? Dico così perché non c'è. E la Scilla di San Donato, bracco francese condotto da Angelini Fabio, che ha fatto un richiamo proprio come di chiamata, proprio di il turno intero, non hanno avuto fortuna, quindi questi cani non hanno avuto la fortuna. Il Kurdal Goran condotto da Tieghi, che ieri nel turno di chiamata ha fatto il punto, dove è Tieghi? Tieghi si è addormentato. Tieghi ha avuto un terreno ideale, perché non si può dire che non fosse un terreno ideale, è un terreno ampissimo dove il cane ha espresso le sue qualità sotto il profilo dello stile, del portamento, dell'attenzione, della cura del vento. E questo è importante, è il punto che si è giudicato proprio perché è questa concentrazione, questa riflessività che l'ha portato anche a bordo
di quella siepe, di prendere quell'effluvio e andare a fermare in bella espressione una coppia che ha rispettato perfettamente al frullo lo sparo. Quello che gli mancano, e l'ha dimostrato perfettamente nel lavoro di coppia, qualche metro ai lati per la caccia standard gli mancano ancora. Quindi la qualifica che noi ieri, con molta franchezza, confrontandoci con i colleghi di oggi, avevamo deciso, perché penalizzarlo no, era molto buono ed oggi l'ha mantenuto, diciamo, nella prestazione, ma questo sarà il compito finale. Lascio la parola. Grazie. Alla batteria. Noi di questi decine di soggetti ne abbiamo portati 5 a richiamo, che avevano svolto un turno di chiamata veramente all'altezza della nota della prova, e anche dimostrando l'appartenenza alla razza dal punto di vista stilistico complessivamente. E questi sono Jack e Pagnolo Breton di Calcinari, Indian Bracco francese di Venturelli, Bracco tedesco pelo lungo adesso, Langer. Duke, Curta dei Capelli, Artù e Pagnol Breton di Calcinai e Finn, Bracco Francese di Lenzi. Questi soggetti nel turno di richiamo direi che hanno migliorato la prestazione del giorno precedente addirittura. Poi, come dicevo prima, hanno avuto problemi nel contatto con Serrano. Abbiamo un solo cane qualificato ed è il Finn, Bracco Francese di Lenzi. Un giorno di chiamata direi molto buono, cioè veramente interpretando la prova nella maniera giusta, dimostrando di avere un indole, di essere un continentale. L'abbiamo portato a richiamo nonostante una ferma, diciamo, senza esito. Quando oggi l'abbiamo sganciato, che era l'ultimo turno, come dire, è stato un po' meno brillante di ieri, è incappato in una ferma senza esito, poi ha avuto un'ottima reazione ad un'emanazione, è andato in ferma, ha risolto sostanzialmente corretto, quindi abbiamo sentito la qualifica di molto buono. Grazie. Nel lavoro di coppia, nel turno di coppia, per la verifica del vincitore, hanno solo due cani, quindi è stato abbastanza semplice, diciamo, metterli. Sorteggiarli, avevamo Goran, il Curto di Chieti e il Finn, Bracco Francese di Renzi. Diciamo che il Goran si è messo subito bene, seppur non allargando tanto, però è stato molto preciso, ha mostrato le sue qualità, poi andando, proseguendo, ha messo su anche la marcia, diciamo, giusta, quella che sa fare. Il Finn è stato un po' più distratto all'inizio, prima di metterci, e nella coerenza totale con i colleghi, diciamo, delle giurie, pensando a quello che è stata la qualifica al limite attribuibile alla giornata di ieri e il lavoro visto di oggi, abbiamo confermato in molto buono, mettendo come primo vincitore del derby il Frares Pieghi. Alla prima di cani, me la foto! Adesso...